Due giunte di piazza, una Cosolini e un'altra giunta di piazza. Un edificio mai utilizzato. Da anni non si sente parlare della residenza Giardino, la struttura vicino a Casa Bartoli e Casa Serena in via De Marchesetti, che da quando è stata costruita non ha mai avuto una funzione. Circa 20 anni di stallo che hanno visto l'intenzione di adibire la residenza per anziani, poi l'idea di una zona d'accoglienza per i profughi, di nuovo l'obiettivo di farla diventare casa di riposo, ma niente da fare. Adesso il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Alessandra Richetti, vuole riportare l'attenzione a Residenza Giardino. Era il 2003 che è stata fatta la ristrutturazione di questo edificio. Sono stati investiti 1.320.000 euro. 80 posti letto sarebbe stato veramente molto importante come residenza per anziani, ma a mio avviso potrebbe essere utilizzato per anche altri motivi. Sono quattro piani e noi costringiamo comunque i nostri anziani a cercare risorse nel privato. Non solo anziani, la possibile destinazione che vede Alessandra Richetti. Per esempio le donne che potrebbero essere, che hanno bisogno di tutela, o anche giovani famiglie in situazione di emergenza. Quindi la proposta sono almeno due piani da recuperare per gli anziani e eventualmente due piani da pensare per le situazioni di emergenza. Ora la struttura è sostanzialmente utilizzata come magazzino e alcuni, dopo le dichiarazioni delle varie amministrazioni che si sono susseguite, vorrebbero diventasse operativa. Però la cosa è rimasta lì, cioè non ha avuto seguito. E dopo c'è stato appunto quell'intervento di Cosolini che proponeva di destinarle ai migranti e la reazione di Everest Bertoli, che è indignato per questa idea, è venuto su e ha detto: no, qua bisogna fare robe per gli anziani. E in pratica diceva che c'erano già i fondi stanziati e che per il 2015 era possibile che la residenza Giardino diventasse cosa destinata agli anziani. Siamo nel 2021, cosa posso dire?